San Macario di Gerusalemme. Fu eletto vescovo di Gerusalemme nel 314, mentre a Roma Costantino sconfiggeva Massenzio a Ponte Milvio. Nel 325 prese parte al primo concilio ecumenico a Nicea, dove contrastò duramente l'eresia di Ario. Fu incaricato da Costantino di costruire una grande basilica dedicata alla Resurrezione, che oggi si chiama del Santo Sepolcro. Durante il suo episcopato ricevette a Gerusalemme Elena, madre dell'imperatore, grazie alla quale fu ritrovata la croce del Salvatore. Macario fu tra coloro che identificarono il legno sul quale era morto Gesù fra le tre croci ritrovate sul Golgota. Morì nel 333 a Gerusalemme, è invocato contro le inondazioni.